andrà depositato all'interno del fascicolo delle esecuzioni immobiliari. Quindi selezioniamo in prima schermata esecuzioni immobiliari. Ruolo generale, grado primo. A questo punto, non esistendo un atto specifico, selezioneremo atto generico. Nella schermata successiva selezioneremo l'ufficio di destinazione. Inseriremo il numero del provvedimento che abbiamo e andiamo avanti. Qui abbiamo una scelta e selezioneremo quindi atto non codificato. Importante inserire qui la descrizione, ovviamente a vostro piacere, ma in maniera tale da rendere chiaro immediatamente di che cosa si tratti. Andiamo dunque avanti e ci troviamo nella schermata di allegazione di documenti. Come atto principale, il consiglio è di inserire direttamente l'avviso stesso. Quindi clicchiamo su Imposta, andiamo nella nostra cartellina e prenderemo l'avviso che abbiamo notificato. A questo punto avremo le ricevute di notifica. Molto probabilmente al terzo sarà stato notificato a mezzo PEC, quindi andremo ad inserire ovviamente le ricevute di accettazione e di consegna della notifica stessa. Quindi faremo allega. In questo caso non prendiamo la tipologia specifica, ma utilizziamo allegato semplice. Nessuna conformità, essendo delle ricevute digitali, e quindi possiamo selezionare immediatamente accettazione e consegna. La notifica invece al debitore molto probabilmente sarà stata fatta in maniera analogica. In tal caso dovremo quindi andare a inserire la scansione di tutto quanto notificato, comprese le cartoline, e di cui andremo a fare anche l'attestazione. Quindi andrò su Allega, sempre allegato semplice. In questo caso però andrò a fare la conformità, le conformità specifiche per i processi esecutivi. In questo caso noi utilizzeremo una invece quella generica, l'automatica per scansione di originale. Mettiamo la descrizione come richiesta dal programma e anche dalla normativa e andremo a prendere quindi la scansione. Come vedete, è stata creata l'attestazione di conformità in automatica. Arrivati a questo punto, saremo pronti per procedere. Quindi il solito firma e crea busta, firma tutto. Solo il necessario, verrà firmata anche l'attestazione di conformità, visualizza il confronto, questo sarà appunto l'avviso e procediamo quindi con la firma e l'invio della busta. Grazie per l'attenzione.